Raccolta dei pannolini a Como. Dopo 8 mesi di attesa arrivano i contenitori in città per la raccolta dei pannolini. Si tratta di una delle novità annunciate durante la sottoscrizione del nuovo contratto d'appalto nell'estate del 2023 con Aprica, la società che si occupa della gestione dei rifiuti in città. Tante le famiglie che avevano chiesto la possibilità di prevedere punti di raccolta per i pannolini, visto che sempre dal mese di luglio è stato tolto un passaggio per il ritiro dell'indifferenziata. Lunedì a Palazzo Cernezzi è in programma un incontro tra i settori comunali, commercio, ambiente, strade, assieme alla polizia locale e ad Aprica. Abbiamo già individuato le 10 postazioni dove saranno posizionati gli smart bin raccoglitori per il conferimento dei pannolini per le famiglie con bambini da 0 ai 3 anni che saranno dislocati in vari punti della città, spiega l'assessore al commercio e all'ambiente del comune di Como, Michele Cappelletti. L'utente dovrà quindi recarsi con un'apposita tessera al contenitore a lui più vicino per gettare il rifiuto. Poi sempre l'assessore annuncia, contestualmente alla nuova tessera, verrà anche distribuita alle famiglie il raccoglitore antiodore per i pannolini da tenere in casa. Finalmente quindi per le famiglie con bambini piccoli qualcosa sembra muoversi. Dall'autunno Aprica avrebbe dovuto distribuire 1000 contenitori domestici per i pannolini per agevolare i genitori nella gestione casalinga dei rifiuti, mentre con la tessera, come detto, sarà possibile accedere ai contenitori stradali dedicati alla raccolta di questo tipo di rifiuto che saranno dislocati in tutta la città.